schifezze. Sono due ignoranze monumentale. Achille lo chiamavano il Pelide perché era figlio di Peleo, non perché era pieno di peli, come dici tu. Silenzio! Fusecchia, vieni qua, vieni a dirmi la poesia. Te lo chiedo in ginocchio, salvami. Fusecchia, so che ci sei, ti ho sentito, vieni qua. Sto qua, professore. Fusecchia sei? Ma professore, ma che mi ho baciato? Una fesseria simile, solo Fusecchia la poteva dire. Avanti, dimmi il passero solitario. Ma professore, ma questo è un nozionismo inutile, si potrebbe fare la ricerca del gruppo. Fusecchia, io ti avverto, se tu parli come quelli della televisione, io ti metto subito zero, così ti bocciano per la quarta volta e non ne parliamo più. Come non detto? Come non detto? Avanti. Il passero solitario? Sì. Il passero solitario! Ah, il passero solitario! E c'è. Il passero solitario è diventato uno stormo! Avanti, avanti, consentimento! Consentimento! Vien sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno, ed erra l'armonia per questa valle! Consentimento! Fusecchia, Fusecchia! Che è? Ma che ti sento poco bene? No, perché? No, mi era parso di vederti boccheggiare. Sarà stato un miraggio. Ah, un miraggio. Vabbè, allora, avanti, così. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Russo lingua, uccellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle. Che è? Ma che è un passero da corsa? Sì, che è arrivato alla fine. Ho saltato la pagina. Una pagina? Ma perché c'è il libro? No, c'è la memoria visiva. Ma che memoria visiva? Fammi vedere le mani. Questa a destra, a sinistra, questo solo c'è, non ce n'è più, va bene. Allora continua con le mani in alto. Riprendi da eterra l'armonia per questa valle. Questa con la E chiusa, come dico io. Continua, consentimento, su. Ma professore, mi pare da stare davanti allo sceriffo. Va bene, non ti preoccupare, sceriffo, continua. La primavera? La primavera. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta. Bravo, professor Morlupo, l'ha fatto arrendere questo lazzarone, eh? E chi? Il signor preside. E chi devo essere? Non la vede la sotana? No. Sono mica Miss Italia, vero? Silenzio! Silenzio tutti! Silenzio tutti! Vi avverto che la settimana prossima avranno inizio le prove per la recita. Intanto questa classe mercoledì effettuerà la gita al santuario di Santa Eufemia. Quota di iscrizione 10.000 lire. Io aderisco. Io ci sto. Anch'io. Non affannatevi, tanto è obbligatoria. Peppino, parliamoci chiaro, eh? Tu questi scherzi non me li devi più fare. E che ho fatto, commendatore? Perché hai portato qui mia moglie ieri sera? E quella ha insistito. Ma non ho capito, commendatore, che vi siete messi d'accordo? Anche mia cugina mi ha fatto la stessa domanda. Senti, Peppino. Una volta sì. Per tutte, io ti voglio bene. Grazie. Veramente. Grazie. Senti, per non combinare altri guai, tu mi capisci, eh? Evita di portare qui Leana un'altra volta. Vabbè. Ti aumento lo stipendio, ti nomino suo gorilla personale. Insomma, in parole povere, io non vi voglio vedere più. Ma più. Più o meno. Non vi voglio vedere finché non avrò condotto in porto un grosso affare che sto trattando con gli inglesi. Un grosso affare con gli inglesi, eh? E mia cugina lo sa di questo affare? Tua cugina non sa niente e non lo deve sapere. Ah. Sarà una grossa sorpresa anche per lei, vedrai. Ah, quindi non lo deve sapere mia cugina? No, non deve sapere niente. Sentite, commendatore, io vi voglio parlare proprio come un fratello. Voi siete un uomo di una certa responsabilità. Non dimenticate che voi avete una moglie, di conseguenza un figlio. E poi perché complicare di più la situazione? Avete anche una persona cara, che è molto cara a voi e molto cara a me. Sappiamo tutti di chi parlo senza fare il nome mia cugina. Quindi perché non lasciamo le cose come stanno? Non vi mettete grilli per la cab, commendatore, eh? I sentimenti vanno rispettati, sono una cosa sacra. Come diceva sempre la mia povera mamma. Povera mamma? Ma perché è morta? No, povera mamma perché non c'è una lira. Addio! Apriti da te. Ecco. Preparare lo yoga per uscire di qua. Guarda che roba. Maledetta. Questa non è una macchina, è un dente cariato truccato da automobile. Secondo me, vero, con una macchina così, quello non ha una lira. Dio mio, mica è per i soldi, ma sotto c'è qualcosa. Bisogna stare attenti. Io non mi fido.
Se è povero, mi è anche più simpatico. Taci! Eccolo! Lascia trattare me! Buongiorno, Don. Buongiorno. Andiamo, andiamo. Che piacevole visione. Signorina, perdoni. Perdoni la consueta mascherata, ma sotto questi abiti proletari batte il cuore di un industriale. È una lotta continua. Che piacere vederla. Dunque lei vorrebbe prendere delle lezioni di inglese? L'inglese è sempre stato un sogno per me. Prego. Sì, prego, si asseggia lì. Grazie. Dunque, lei conosce già qualcosa di inglese oppure dobbiamo cominciare da capo? Qualcosa, insomma, conosco, qualche parola. Posso fare degli esempi? Sì, certo. Good morning, buongiorno. Good evening, buonasera. Poi conosco anche... Ah, water closet, che vuol dire... San Michele, perdono. Poi conosco un'altra parola, I love you, che vuol dire ti amo. Va bene, ma parliamo di cose serie. Lei quanto è disposto a pagare? Wait, don. Così a bruciapelo davanti alla signorina, io non c'ho neanche il coraggio di parlare del vil denaro. Eh no, mio caro giovanotto. Lei lo deve trovare, il coraggio. Le va bene 10.000 lire a lezione? Ci pensi bene però, perché lei col fatto dello straordinario... Straordinario? Lo straordinario. Lo straordinario. Quello ha detto lui, lo straordinario. A questo punto entro io, Se permettete, il prezzo lo faccio io. Se vi va bene. Kawasaki extra veloce, voilà, scrive da sola. Allora, va bene, 20.000 per lezione, 20 lezioni anticipate. Ma mi sembra un po' esagerato. Niente affatto, il prezzo va bene, è giusto. E quando è che possiamo incominciare? Beh, intanto domani finisco le lezioni alle 11. Dalle 3 in poi sono libera. Alle 3 in albergo. In albergo? Ma che no? Perché no? Perché no in albergo? C'è tutto in albergo. È libero. Signore, sono io, Peppino. A momento mi fa prendere un colpo a polpetta. Sto vegliando sopra di lei, perché suo marito mi ha detto stai sempre sopra mia moglie e non la mollare mai. Come? Sto vegliando lei e i suoi gioielli, capisci? Ah, beh, cosa fa lì in piedi tutta la notte? Posso? Venga qua. Beviamo qualcosa. Beviamo? Whiskoli? Whisky. Anderocco. A me pochino, Sì. Ma lei non dorme la notte? Beh, veramente soffro di insonnio, poi sono in servizio, sa? Lo sa che mi sembra di stare in un night, signora? Ah, sì? Lei c'ha il vestito da sera. È carina questa, è venuta cosa. Beh, del resto neanch'io la notte riesco a dormire. No. Sono sempre così nervosa. Beh, sa, io ho letto su una rivista americana, no? Che gli indiani hanno un sistema per togliere il nervosismo, gli apascioli. Chi? Gli apascioli, gli indiani Cheyenne, quelli... Sai come fanno? Quando si sentono nervosi, scendono a mare e con la pirocola... Con che? Con la pirocola, la barchetta, no? Ah, splendido deve essere. Beh, comunque, stanotte la luna c'è, il mare è vicino. Peccato, non c'è la pirogola. E che ce ne fregola? Ci affittiamo un battino, è la stessa cosa, il mare sembra lì sta. Sì, facciano un fulmine. Senta, io dovrei dare delle lezioni di inglese. Mi può dare una stanza più grande, magari un appartamentino? Vediamo un poco. Le posso dare la 29, che è proprio lì vicino. Sì, va bene, me la fa trovare pronta? Certamente. Basta spostare le valigie. Senz'altro, signorina. Celestino? Che va domanda? La signorina del 27 passa al 29. Buon viaggio. Non va il lavativo. Si tratta solo di spostare la valigia da una porta all'altra. È una parola, ma tutto io tengo da fa'. E fatti aiutare da Rosalì, tanto sta al piano, così le fai rifare pure la stanza. Rosalì.